Massimo Pasquini, coach in seconda. Sembrava più facile del previsto la partita, invece i primi 15 minuti abbiamo sofferto tanto, poi chiaramente è venuta fuori la grande classe, la grande esperienza dei nostri ragazzi, grande intensità, grande lavoro. Una bella partita, una bella prestazione e che a questo punto, a 7 punti dal termine, con 8 punti di vantaggio sulla sesta, chiaramente si può anche garantirci la posizione playoff, ma non bisogna garantirci una griglia di partenza più, cioè la migliore assai. La partita non era facile, non era facile perché comunque era un derby, era una partita sentita, poi venivamo dall'entusiasmo dopo la vittoria con la Pronica, quindi dovevamo essere bravi a stare con i piedi per terra. All'inizio eravamo un po' contratti, qualche difficoltà di troppo, però dopo bene. Riguardo alla classifica, noi bisogna sempre stare con i piedi per terra, sempre partita per partita, poi quando arriveremo in fondo vedremo in che posizione siamo? Dal punto di vista fisico, come reagirà con l'inizio della stagione calda? Per la preparazione fisica ci affidiamo alle mani di Simone Marraccini, è lui il nostro mago. E niente, noi siamo sempre in palestra, cerchiamo sempre di migliorare e di fare il meglio possibile. I ragazzi l'impegno ce lo mettono, noi cerchiamo di fare il nostro, quindi andiamo avanti così. Ed ora Andiamo un avanti altro così. turno difficile, quello con il Un Montemarchi, altro un altro derby. derby importante, il derby dove praticamente il fascino del risultato può deviare certi entusiasmi. E come affronteremo Montemarchi? Montevarchi è una squadra tosta che deve cercare di vincere per arrivare ai playoff. In casa loro abbiamo perso di un punto, quindi sarà un'altra partita impegnativa, un'altra partita da giocare con il coltello fra i denti.